Bentornati al nostro spazio consueto dedicato ai giochi, e spazio questa volta è una parola usata in veramente con precisione, perché parleremo di spazio, ma in realtà lo spazio più importante è quello che serve. Guardate quanto materiale abbiamo messo sul tavolo. Abbiamo un po' esagerato. Eh sì, tra dadi, segnalini, plancia, veramente ci serve ancora più spazio, spazio, spazio. Ma accontentati dello spazio che abbiamo, semplicemente perché stiamo parlando di un gioco basato nello spazio, in quanto è un gioco di Star Wars. E dopo ben 120 giochi da tavolo registrati per crossover, Jessica non è presente a parlare di un gioco da tavolo di Star Wars. Male, male, marca male, perché qui abbiamo Orlo Esterno con l'espansione Affari in Sospeso di Asmodee. Il motivo per cui abbiamo messo così tanta roba sul tavolo è presto detto: per poter giocare l'espansione serve naturalmente il contenuto della scatola base, ed è per questo che tra plancia e nuovi segnalini si riempie presto l'area di gioco. Con l'espansione troviamo 8 nuovi personaggi, 6 astronavi aggiuntive e tante altre missioni per ampliare il più possibile il gioco. Esatto, esatto. E poi ci saranno anche nuove meccaniche, ad esempio lo spostamento con le astronavi attraverso la galassia sarà molto più rapido. Ma facciamo un breve ripasso. Come si giocava ad Orlo Esterno? In Orlo Esterno andavi ad interpretare i personaggi, non quelli principali della saga, quelli più importanti, ma andavi ad interpretare i personaggi secondari che però davano comunque vita a tutta la storia. Ad esempio interpretavi dei mercenari, dei contrabbandieri o dei cacciatori di taglie. Sì, tra l'altro l'ambientazione dell'Orlo Esterno rappresenta proprio questo, è un po' la grande frontiera, uno spazio dove si aggirano personaggi loschi, cacciatori di taglie, mercenari, che i mercanti non sono loschi, però a volte trafficano. E effettivamente io a questo punto ho scelto Boba Fett con la sua iconica astronave, che ovviamente faceva parte del gioco base, ma con questa espansione ad esempio abbiamo personaggi come Chewbacca, col suo verso inconfondibile. Non lo so, è una roba di questo. Okay, c'è adesso qualcuno, metteremo i sottotitoli per tradurre. D'altronde avremo anche dei personaggi nuovi, delle astronave nuove, insomma, quindi direi che ce n'è. Ma quindi non avremo mai la possibilità di usare i personaggi principali? Non li potremo usare, ma li potremo arruolare, okay, perché nel corso del gioco noi li incontreremo e questo andrà a delineare quella che sarà poi la nostra fazione. Eh sì, perché alla fine dovremo schierarci anche un po', naturalmente Impero e Ribelli ce li aspettiamo, ma in questo gioco avremo anche la possibilità di seguire o appartenere o sostenere niente meno che gli AT o i sindacati criminali. La componentistica è bellissima, esteticamente veramente fa venire voglia di giocare solo per quello, ma in realtà è molto funzionale e soprattutto è fatta ammiccando a quello che è lo spirito del gioco, il sapore. Effettivamente la plancia che ogni giocatore ha in dotazione riproduce il cruscotto, la console, la plancia appunto di ogni astronave. Io che mi sono preso solo come personaggio ho naturalmente la possibilità di disporre all'interno degli spazi che sono destinati sia il mio Millennium Falcon, sia la carta del personaggio, ma anche i vari indicatori. Insomma, sono pronto per partire. Però hai ragione sul fatto che è gestito molto bene anche la plancia lì che vediamo dell'Orlo Esterno. C'è la zona lì centrale dove c'è Kessel, che mi ricorda le foto che stanno girando sui social negli ultimi periodi, ovvero quelle del telescopio James Webb, che sta facendo quelle foto con una qualità pazzesca, e in effetti lì sull'Orlo Esterno sembra quasi che sia una foto fatta col telescopio. Mamma mia. È vero, è vero. E poi abbiamo una moltitudine di carte personaggi, carte eventi, e tutti questi bei personaggi che noi possiamo selezionare, che grazie all'espansione ormai sono diventati una legione. Ma quindi chi vince in questo gioco? Beh, lo scopo è quello di diventare il mercenario più famoso dell'Orlo Esterno. Insomma, bisogna essere loschi, però io direi che dobbiamo ringraziare Asmodee, perché ha portato tutta una serie di giochi ispirati a Star Wars, e quindi insomma li ringraziamo. Ricordiamo che oltre Orlo Esterno abbiamo anche, e la sua espansione naturalmente, Affari in Sospeso, abbiamo anche Assalto Imperiale e Rebellion, altri due giochi che vi invito insomma a provare se siete fan di Star Wars. E quindi a questo punto non ci resta che giocare, consigliamo di giocare anche se non siete fan di Star Wars, perché il gioco è veramente interessante.